Hey là, bella gente, vi do il ben ritrovati in un'altra parte qui da Pokémon versione Chaos Black. Dunque, nella scorsa parte abbiamo ottenuto la terza medaglia. Sì. Mio Dio, che cazzo è quello? Questo chi cazzo è, signori? Va bene. Rosso si è tramutato. Dunque, lui ci aveva detto che dobbiamo andare a prendere l'MT Flash, quindi l'MN Flash, quindi dobbiamo passare attraverso il ponte di Diglett. C'è la grotta di Diglett. Sorry. Vai. Allora, percorso 11. Minight, vai con Tiff, cioè Diglett. Usiamo Tiff, ora Peck. Molto bene. Quindi andiamo a prendere questa tra maledetta MN. Ti prego, basta. Ho diritto anch'io a un po' di pace e tranquillità. Che palle. Ce stiamo facendo, ce stiamo. Mio Dio, quanto è lungo sto ponte, cioè sta grotta. Ok, lo chiamerò ponte molte volte. Ok, siamo fuori. Ah, già vero, ma dove cazzo siamo? Ehi, aiuto. È di Glass Cave, l'ho capito anch'io. Puttana. Ci ho avuto un'idea. In pausa. Ok, eccomi. Allora, ho avuto un'idea. Ho scoperto che c'è un trucco per sostituire il primo oggetto del supermercato con porca troia, si Diglett. Con un oggetto a tua scelta. Quindi scegliamo Flash. Oh merda, Idugtrio no. Merda. Vabbè, fino a quando usa mosse che non hanno effetto. Vai, Fury Attack. Ah, usa solo mosse che non hanno effetto. Scarso. Colpito 4 volte, bravissimo. Conosce solo mosse che non hanno effetto. Ma porca miseria, manda a segno sto schifo di Fury Attack. Bastardo. No, fossa, no. Tanto non ha effetto. Dai. Oh merda. Sfuriate, no. Cazzo. Ok, è resistito. E con Peck. Bene. Dio mio. Palle. Ma porca troia, sti schifo di Diglett. Forse ci abbiamo fatta. Oh, finalmente. Ora. Ok. No, scusate, non sentivo l'audio del gioco. Oh, benvenuto al nostro centro Pokémon, curiamoci sti schifi di schifo di merda. Speriamo di rivederti presto. Ma sti cazzi, ci devi morire male.
Noto un lieve accento di lag. Scusate un secondo. Bene, rieccomi. Già che ci sono, ho preso quella cosa lì, insomma. Le metti, vediamo se è qui. Eccola, flash. Bloom la puoi imparare. Bene, bene, bene. Al posto di Poison Powder, ormai è il nostro schiavo. Ok, Gloom ha imparato Flash. Abbiamo Flash. Grazie mille, creatore dell'Acrum, per essere una lurida merda schifosa. Se è colpa tua. Se in caso non è colpa tua, bastardo, chi l'ha combinato tutto questo disastro? E andiamo a sta benedetta grotta. Poi, se non sbaglio, dobbiamo anche andare in città a riscattare la nostra bici, portandogli quel buono bici. Dai, entra, bravo. Corri Forrest, corri cazzo. Bravo, bravissimo. Ok. Oh, siamo a Cerulean City. Di nuovo. Dov'è il tizio della bicicletta? Ti prego dimmi che si... Oh, ma che cazzo? Ma che cazzo è questo? Queste bici sono carine, ma sono molto costose. Bravo. No, ha capito tutto. Semplicemente ha visto il buono bici, non ci ha detto niente e ci ha dato la bici rapido e indolore. Registra. Perfetto. Qui dentro che c'è? Ah, le nostre bacche. Vabbè, prendiamo select. Oh, la nostra bellissima bici. Vai. Taglia tutto, Gloom, taglia tutto. Vai così. Vai che ci sei. Percorso 5. No, percorso 9. Sti cazzi che è il percorso 5. Hai dei Pokémon con te? Sono miei. No, sei mio. Wow. Così. Perché possediamo dei Pokémon e ci stuprano. Molto bene. Mandi Oddish. E indovina chi ho davanti io. Minite. Vai con Peck. Molto bene. 300 punti esperienza. Bellsprout. Chi mando? Greg. Vai Greg. Il nostro Pokémon è poco buggato, mi dicono. Aurora Beam. Ok. Oddish ancora Greg. Vai con Aurora Beam. Lo stermina, giustamente. Ancora 300 punti di esperienza. Manda un Bellsprout. Va bene, Aurora Beam. Sbam! KO in un colpo. E abbiamo sconfitto Alicia. Greg sta quasi per salire di livello. Ora quello usa Pokémon di tipo roccia. Aerial Ace. Se non sbaglio, era... No, non mi ricordo. Aria Race. Ah, era assalto. Melion Ominite. Vediamo un secondo pack. Pack a 35. Beh, mi sembrerebbe anche giusto. Anche perché Melion le mosse ce le ha. Ominite no. Shockwave invece che la può imparare nessuno. Bene. Ok, andiamo ad affrontare questo tizio. Anche se ho lasciato davanti Minite. E non è bello. Stavo scherzando, è bellissimo che ho lasciato davanti Minite.
Perfetto. Che botta di culo. Livello 24 per Midnight. E vuole mandare Onyx. Stavolta sì che cambio. Hey Greg, e fammi un favore, fagli un water pulse quanto una casa. Bene, mi dà retta. Livello 24 e basta, abbiamo sconfitto. Ci dà 720 pochi soldi perché ho un mortaccio di quelli poveracci. Switch, mandiamo meglio. Allora vediamo, vediamo, vediamo quanti minuti siamo che registriamo. Ci potremmo arrivare al centro Pokémon volendo. Però voglio io affrontare tutti questi. Quindi facciamo una cosa veloce. Growlithe, Meleon, Dig, vai con fossa. Benissimo. Porca miseria, è sopravvissuto. Non è molto efficace. Vabbè, usiamo di nuovo fossa. Scaviamo un buco, risbuchiamo e ci resta secco. Sala livello 25. Non vuole imparare niente. Flaon, non male, non male. Andiamo Greg. Ancora una volta buggatissimo. Water Pulse. Bravissimo Greg. Abbiamo sconfitto Camper Chris. Fuori come una luce. What the? Piglia mosche. Mettiamo davanti Midnight. Ho detto Midnight. Va bene. Ok, Brent manda Beedrill. E mando Midnight. È il momento di testare Aerial Ace. C'è rimasto secco. Peccato. Ho paura che sconfiggendo questo Beedrill non saliremo a livello 25. Peccato. Ok. Dunque, qui se non sbaglio ci sono Pokémon. Sì, ma sono classici e non modificati. E questo è male. È molto male. A questo punto ci siamo. Rattata. Fuga. Ok. Allora, questo qui non vuole niente. Qui sotto che c'è? Uno che protegge un oggetto. Va bene. Oh cazzo. Tiff. Porca miseria, ha resistito e si aumenta pure le difese. Proviamo ancora con Tiff. Fallisce. Vai con Tiff. Sterminalo. Bravissimo. Ah, peccato, potevi salire di livello. Ma andiamo Greg, visto che ho intenzione di mandare in campo Onyx. Water Pulse. Molto bene. Ci è rimasto male, mi sa. Vai così, continua. Antiscottatura. Non male, non male. Non male, non male, non male per davvero. Un altro pigliamosche. Mandate Ace, noi abbiamo davanti Midnight, Aerial Ace quanto una casa. E va a KO, speriamo che salga di livello ora. Sale di livello, bravissimo Midnight. Venonat, contro Venonat sarei tentato di mandare Greg. Ok. Forse sì, Aurora Beam, eccolo qua. Non gli ha fatto molto. Lui ci identifica. Peccato che non siamo tipi spettro, quindi è stato totalmente inutile. Ma vabbè. Weedle, Weedle contro Weedle. Vabbè, manteniamo Greg.
E usiamo ancora Aurora Beam. Molto bene. 222 punti di esperienza. Allora. No. Mettiamo davanti Gloom. Sto prendendo il tunnel roccioso per andare a Lavandonia. Bene, ti ci mando io a Lavandonia con una scorciatoia, ovvero uccidendoti. Allora, abbiamo assorbimento, acido o taglio. Proverei con acido. Bene. Ah, peccato, lo potevi avvelenare. Lui usa colpo coda e ne approfitto per fottermi un po' della sua energia vitale. Molto bene. Senshu, ma guarda un po' chi c'ho io. Vai con assorbimento. Porca miseria. Però gli abbiamo recuperato tutta l'energia. Lui usa velen puntura. Vabbè, poi son Sting. Mando un altro Senshu. Stavolta mandiamo Craig. Vai Greg, poco buggato come sempre, tranquillissimo il nostro Greg, e ci lascia le penne e Kanz. Proviamo a usare ancora una volta forza segreta. L'abbiamo paralizzato, quindi attacchiamo per primi. Cosa possiamo fare? Aurora Beam. Congeliamo questo serpentello. Che più 6 di difesa. E che cos'è? Pokerus. Vabbè, di qui non c'è niente. Varie cazzate. E vabbè, questi allenatori. Aspetta, prima lui. Ah, lui ci ha preso in giro. Di solito quando camminano non ti vogliono affrontare, ma lui l'ha fatto. Bastardo. Beccati sta assorbimento. Bam! Tutta l'energia recuperata. Bravissimo Gloom. Ora, se non sbaglio, era con la pietra foglia che diventava Vileplume. Speriamo di sì. O almeno che si evolva salendo di livello. Perché se no siamo un po' fregati. Ma tanto fregati. Machop, perché ho ottenuto Gloom? Lo so solo io. Proviamo con acido. Brutto colpo. Usa Karate Chop e non ancora con acido. Dovrebbe andare K.O. E infatti ci è andato K.O. E livello pure 25. Mamma mia, di violenza. Che cos'era quello? Era il mio pugno che ti arrivava in faccia. No, era il mio Pokémon che sconfiggeva il tuo team. Vabbè, interrompo qui la parte. Sì, io vi consiglio di lasciare un commento, un mi piace, iscrivervi al canale, seguirmi su Facebook e su Ask. E noi ci vediamo in un prossimo video. Statemi bene, bella gente.